Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su VEM Coaching. Io sono Andrea Volpi ed oggi voglio parlarvi della voce di Brian Johnson. Brian Johnson è il secondo famoso cantante degli AC/DC, secondo sicuramente non in termini di fama, visto che è proprio con Back in Black, il primo album con Brian Johnson alla voce, che gli AC/DC si sono consacrati a livello mondiale. Tant'è che Back in Black è il secondo album più venduto di tutti i tempi, se la memoria mi assiste bene. Comunque, veniamo alla voce. Quali sono le caratteristiche che subito ci saltano all'orecchio, che ci catturano l'attenzione nella voce di Brian Johnson? Gli acuti e il fatto che canti distorto. Come ho anticipato in un reel di Instagram o in un TikTok, non so dove l'abbiate visto, per avvicinarsi alla voce di Brian Johnson, per avvicinarsi a quel tipo di vocalità, bisogna studiare il falsetto, perché i super acutoni è così che lui li fa. Se torniamo a parlare di Back in Black, in quel disco ci sono un sacco di sol 5. E è dura averli, anche in falsetto. Va allenato. Poi bisogna imparare a distorcere, e bisogna imparare a distorcere su tutta l'estensione, non solo in falsetto, ma anche in voce piena. E qui voglio dire, il fatto che Brian Johnson faccia tantissimi acuti, i super acutoni in falsetto, non vuol dire che non faccia gli acuti anche in voce piena, anzi, li fa e come. Difatti lui riesce ad avere continuità timbrica proprio per il fatto che va su in voce piena, fa una transizione morbida verso l'M2 e poi spara 6.000 in falsetto. Ed è anche lì che Brian Johnson è un cantante bravo, perché non ci fa capire spesso dov'è che è in M1 o dov'è che è in M2. Ed è bravo perché lo fa in distorsione e lo fa volutamente. Poi, il fatto che lo faccia in distorsione in realtà lo aiuta anche a mascherare il passaggio di registro, perché il suono che è proprio della distorsione non se ne va mai. Quindi, quella componente sonora rimane sempre stabile e quando c'è la transizione tra M1 e M2, anche se si sentisse un po' di più, grazie alla distorsione viene ancora più mascherata. Provo a farvi un esempio. Se mi scaldavo era meglio. Da sol a sol. Ora, se mi metto lì al microscopio a cercare di capire dove sono passato, sicuramente lo sentirò. Soprattutto in questo esempio che vi ho fatto, all'andata, in ascesa, in fase ascendente, si dovrebbe sentire meglio. Ed è anche un buon esercizio da fare per l'ascolto, ma il punto è che nel disco io lo percepisco con difficoltà e questo appunto mi dà continuità timbrica, cioè rende la sua estensione molto credibile. Quindi Brian Johnson è un cantante bravo, nel senso che fa gli acuti in falsetto che non sono assolutamente scontati, il passaggio transizione M1 M2 morbida così da non farci capire bene dov'è che passa da un registro all'altro, gli acuti in voce piena e fa tutto distorto. E sono proprio queste due caratteristiche che sono venute più a mancare, a mio avviso, negli anni più recenti. Prevalentemente dagli anni 90 in poi già cominciava a deteriorarsi un pochino il suo timbro così particolare. Ora, purtroppo, e non voglio aprire assolutamente una polemica, leggo a volte dei commenti veramente tristi dove viene detto sembra un animale strozzato o anche qualcosa di peggio. A parte il fatto che mi piacerebbe sapere quante di queste persone effettivamente riuscirebbero a cantare come Brian Johnson, oppure quante di loro non lo farebbero per un centesimo del suo stipendio. Chiusa parentesi, punto, basta. È vero che il suo suono nel corso degli anni è peggiorato, bisognerebbe prima di tutto avere l'occasione di parlarci o parlare con il suo foniatra, insomma vedere un po' di cose, sarebbe bellissimo, ma non si può, quindi noi cerchiamo di analizzare con gli strumenti che abbiamo, che sono la tecnica, le laringoscopie che abbiamo fatto su noi stessi e l'ascolto. Secondo me le due componenti che sono venute a mancare più di altre nella sua voce sono gli acuti in voce piena e la distorsione, perché come abbiamo detto prima il punto di forza di Brian Johnson è o era proprio quello di andare su in voce piena sugli acuti, fare una transizione morbida verso il falsetto e poi riscendere allo stesso modo. E di acuti parlo di la 4, si 4, a volte sol, insomma il passaggio lo faceva un po' dove gli tornava bene a lui, ma comunque su una porzione abbastanza acuta dell'estensione. Quindi cosa è successo? Fondamentalmente canta per la maggior parte del tempo in falsetto, anche su delle note che sarebbe più consono, comunque più eufonico, sentirle in voce piena. Ed è per questo che quando va giù o comunque canta su toni un pochino più comodi,
il suono risulta più stimbrato. Seconda componente, la distorsione. C'è una differenza abbastanza importante fra la distorsione che ha magari nei primi dischi con quella che ha adesso. Qual è la differenza? È che prima il suono della distorsione era molto più scoppiettante, molto più corposo, molto più voluminoso. Adesso, oltre ad essere meno presente la distorsione, è molto ariosa. Quindi si scarica un po' il suo suono di armonici, ok? Senza contare il fatto che facendola più ariosa risulta meno aggressiva, meno incisiva e meno rock and roll anche da un certo punto di vista. Poi lui compensa con la sua meravigliosa presenza scenica, bisognerebbe farci un video a parte. Ed è proprio per questo... Tigre contro tre leopardi. Ed è proprio per questo... Vedi, funziona. Che secondo me a tanti ragazzi magari un pochino più giovani o a tante persone oggi la voce di Brian Johnson appare strana. Ora, oggi potrebbe sembrare anche strana con il tipo di mercato musicale che abbiamo, ma calcoliamo che nel 1980, quando è uscito Back in Black, arrivavamo da Led Zeppelin, per esempio, e Robert Plant, quanti acuti in falsetto distorto fa? Un sacco. Senza contare il fatto che negli anni 80 di voci strane ce ne sono state, non lo so nemmeno io quante. Già se pensate a Cinderella con Don't Know What You Got, magari ve lo scriviamo così potete andare a cercarvelo, quella sì che potrebbe essere una voce strana, e fa un po' la stessa cosa di Brian Johnson, magari più nel recente periodo, cioè canta in falsetto a toni anche più bassi. Prendiamo in esame anche Axl Rose, dei Guns N' Roses, che sono usciti, diciamo hanno fatto il boom qualche anno dopo Back in Black. Ora che Axl Rose non si sia ispirato un po' a Brian Johnson nel modo di cantare, la vedo dura, visto che anche lui transizione in M2 è tutto distorto, tant'è che ha sostituito, se non sbaglio, Brian Johnson qualche anno fa in un tour con gli AC/DC, e per i video che ho visto io, una bomba, veramente spettacolare. Comunque non voglio divagare troppo, visto che magari in futuro faremo dei video anche sulla voce di Axl Rose o di altri. Anzi, se siete interessati fatecelo sapere qua nei commenti, così magari ci date qualche spunto interessante per analizzare qualche voce. Spero che sia stato interessante, vi do appuntamento al prossimo video. Io sono Andrea Volpi, se volete sono disponibile per delle lezioni o delle masterclass. Vi invito nuovamente a seguirci sui canali, su TikTok e su Instagram, dove ogni giorno pubblichiamo delle pillole sul canto che speriamo siano interessanti. Vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti.